Allora diamo inizio con un leggero ritardo rispetto al calendario della sala stampa della Camera, perché i tempi sono 11:30-12:30. Adesso noi diamo avvio a questa conferenza stampa a cui ci tengo particolarmente, perché l'evento che noi stiamo andando a proporre è un evento alla sua quinta edizione. E quindi nel momento in cui ci sono varie iterazioni vuol dire che c'è l'attenzione, c'è anche la necessità. E la quinta settimana del pianeta Terra, che è curata dal professor Rodolfo Coccioni e dal professor Silvio Seno, a cui poi dopo daremo la parola e che ci esplicheranno bene in che modo quest'anno si articolerà questa incredibile settimana. Una settimana che vede tantissimi eventi su tutto il territorio italiano, moltissime figure, ma credo che la cosa più bella e più interessante sia chiamare i giovani al tema di Madre Terra. Mi passate questa definizione? Ecco, io ci tengo veramente, voi lo chiamate il pianeta Terra, io chiamo la Madre Terra. E penso che le due cose debbano andare assieme. E abbiamo visto purtroppo che in tutti questi ultimi decenni il pianeta Terra è stato utilizzato prevalentemente per le sue risorse e non come invece una vera grande risorsa per tutti, perché siamo tutti ospiti di questo pianeta, e l'attenzione e il focus che dobbiamo dare chiamando i giovani, che poi sono coloro che domani abiteranno e si prenderanno cura del pianeta Terra, credo che sia un servizio importantissimo che questi due professori ci danno e ci mettono a disposizione. Io chiudo questa brevissima presentazione e Montecitorio vi ospita con grande interesse, e soprattutto alcuni parlamentari, voi lo sapete, sono particolarmente attenti alle tematiche. È una conferenza stampa veramente in cui sono stati chiamati a raccolta tutti i parlamentari di tutti gli schieramenti, perché sappiamo bene che pianeta Terra e le sue leggi non sono derogabili e non sono emendabili. Darò la parola a Roberto Giovannini della stampa Tutto Green, che modererà questa conferenza stampa. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo poco tempo, quindi non, il mio compito è facilitato in questo caso. Spendo soltanto due parole, oltretutto per ringraziare l'onorevole Pellegrino del suo saluto e del fatto di ospitarci qua e del suo impegno per l'ambiente. Noi della stampa Tutto Green, che è il magazine che si occupa per la stampa di sostenibilità di ambiente, abbiamo deciso di collaborare, di partecipare a questa iniziativa perché riteniamo che paradossalmente serva a tutelare due entità che sono in grave pericolo: la terra, perché sappiamo l'ambiente come sia minacciato, e la scienza, che per paradossali eventi, fake news, pensieri laterali che purtroppo si fanno strada, sembra un'entità minacciata e sembra quasi essere per definizione in pericolo. Io penso invece che, a maggior ragione, unendo insieme la scienza, dando retta alla scienza, affidandoci alla scienza, noi abbiamo ancora, finché questa finestra è aperta, la possibilità di salvare il pianeta. E queste iniziative di questi giorni, per l'appunto, sono importanti perché mettono insieme la partecipazione dei cittadini, la partecipazione delle persone, ma anche un dialogo importante con chi si occupa professionalmente di questi temi e sa spiegare, sa discriminare fra ciò che è vero e ciò che non è vero, sa indicare perché dobbiamo prendere delle iniziative, quanto tempo abbiamo a disposizione, quali sono i pericoli che ci minacciano. E io credo quindi che abbiamo fatto bene come quotidiano, che tra i pochi purtroppo continua a dare un rilievo importante all'informazione ambientale, questa iniziativa debba avere il giusto rilievo, la giusta attenzione da parte di tutti. Chiaramente, via, chi è interessato potrà seguire su www.lastampa.it tutto green, tutte le informazioni sull'iniziativa
sugli eventi che si terranno, poi faremo naturalmente dei racconti di bilancio dell'iniziativa e continueremo a parlare di questi temi. Vi ringrazio, passo la parola al professor Silvio Seno, che peraltro poi ci fa vedere anche un po' come funziona il programma dei lavori. Grazie molte all'onorevole Pellegrino, prima di tutto, perché ci ospita in questa sala prestigiosa Roberto Giovannini, di cui abbiamo grande onore diciamo di essere insieme in questa avventura della settimana del pianeta Terra con Tutto Green, appunto un magazine che conserva alta l'attenzione per l'ambiente, uno dei pochi, perché una delle motivazioni che proprio ci portano alla settimana del pianeta Terra è una certa disattenzione che spesso cogliamo in vari settori della nostra società. Io vi racconto un po' come la settimana del pianeta Terra, e sempre noi cominciamo con questo spot che ha fatto per noi Cesare Bocci e che ce la racconta. Il nostro pianeta è in continua evoluzione. La crosta terrestre e gli oceani si rimodellano senza sosta. Questo pensiero mi ha affascinato fin da ragazzo e la passione per quello che le rocce possono raccontare non mi ha mai abbandonato. Nelle rocce possiamo leggere il passato della vita sulla Terra e la lenta e continua trasformazione di ambienti e paesaggi. Possiamo rimanere incantati dai riflessi iridescenti di un cristallo o dalla potenza di un vulcano in eruzione. Comprendere l'evoluzione del nostro pianeta è una condizione imprescindibile per uno sviluppo armonico e sostenibile della nostra società, in particolare in un paese così a rischio come il nostro. La conoscenza del territorio e dei rischi ai quali è soggetto, del suo sottosuolo e delle sue risorse, consente di difenderci meglio da questi pericoli e di sfruttare con coscienza e rispetto i doni che la natura ci offre. Lo studio degli equilibri che governano il pianeta può consentire agli scienziati della Terra di migliorare la qualità della nostra vita. La settimana del pianeta Terra farà conoscere a tutti l'affascinante mondo delle geoscienze. Musei, parchi naturali, università ed enti di ricerca propongono in ogni parte d'Italia geoeventi che vi faranno scoprire le geoscienze e il loro ruolo strategico per il nostro futuro. La musica di sottofondo è l'inno mondiale dei geologi, che è stato composto e elaborato in almeno due forme, una più sinfonica e l'altra più easy. Ecco, comunque è questa composizione un po', come dire, è abbastanza importante come sonorità. È un festival scientifico, la settimana del pianeta Terra, dura 7 giorni, sempre in ottobre, tutte e 5 le edizioni le abbiamo fatte sempre in ottobre, e questa volta è dal 15 al 22. È un festival scientifico che raggiunge le persone nelle loro case, più o meno, nel senso che è distribuito su tutto il territorio nazionale. Invece di andare in un festival grande, come ce ne sono, 2 o 3 che non nomino, ne nomino uno solo, ma senza fare distinzione, quello di Genova, è che tutta la gente confluisce in un unico posto e lì si raccolgono tutte le persone che hanno qualcosa da mostrare. Noi invece lo diffondiamo, quindi dal Friuli fino alla Sicilia si possono trovare eventi legati a questo festival. Tra l'altro la Sicilia è la regione che ha il maggior numero di proposte, che sono, quest'anno sono 35. E che cosa si fa durante questo festival? Prima di tutto il nostro ambiente di lavoro, il nostro laboratorio di chi si occupa di geoscienze è il territorio, quindi molte di queste attività sono legate
diciamo, la conoscenza diretta di fenomeni, di processi, di luoghi che sono nel nostro paese, vulcani, coste, delta di fiumi molto belli, tipo quello del Po. Poi ci sono le visite ai posti dove si fa la scienza o dove si insegna, quindi enti di ricerca che aprono le porte, che so, INGV con le sale sismiche, la tecnologia per il monitoraggio del cambiamento climatico, insomma tutti gli strumenti scientifici di lavoro. E poi ci sono tutta una serie di altre cose che sono un misto tra magari arte, narrativa e comunque una pillola di geoscienza, perché quello è il condimento di tutte le manifestazioni che noi proponiamo, che le chiamiamo geoeventi, e di cui poi il mio collega Rodolfo Coccioni vi dirà qualcosa più proprio per farvi toccare con mano quello di cui si tratta. Gli scopi sono quelli che ricordavano sia Serena Pellegrino che Roberto Giovannini, cioè quello prima di tutto di diffondere l'informazione, che è la base di ogni conoscenza e anche di ogni rispetto, sull'ambiente, sulla sfera geo, perché quella è ciò di cui noi ci occupiamo. E poi per noi è molto importante anche che aumentiamo il numero di persone che si occupano di scienza, perché il nostro paese ne ha bisogno, che si occupino poi di geoscienze o facciano un'altra cosa, comunque noi abbiamo bisogno di tecnici, di scienziati, di persone che abbiano questa impostazione. Quindi uno degli scopi è proprio di avvicinare i giovani. Poi anche vorremmo promuovere in località che non sono grandi attrattori turistici, però hanno qui mi vuole andare sulla rete wifi, ma io non lo lascio. Ci sono dei posti molto belli che non sono dei grandi attrattori turistici, non sono l'Etna, non sono il Vesuvio, non sono Pompei. Anche questi ci sono, in realtà, nella settimana del pianeta Terra, però ci sono anche delle piccole tesori che sono a un passo da casa e che hanno bisogno di un turismo che è l'unica occasione, magari, la settimana del pianeta Terra, per valorizzare, entrando in una rete, questa loro capacità, che però è molto nascosta, è piccola, non è visibilissima. Quindi noi vorremmo anche dare una mano a trascinare un piccolo turismo culturale che è fatto poi di persone che lavorano su questa cosa, che sono guide, che sono piccoli ristoranti, che sono piccoli comuni che hanno poi modo di beneficiare. E poi vorremmo anche incrementare, come diceva Giovannini, il dialogo tra chi si occupa specialisticamente, la popolazione, anche diciamo gli interlocutori politici, sia a livello locale che quello più generale, più nazionale. Velocemente come siamo organizzati? Ci sono due responsabili, Rodolfo Coccioni, che è paleontologo ordinario urbino, io che sono Silvio Seno, che sono ordinario all'Università di Pavia, sono un geologo strutturale, si dice, quelli che si occupano di deformazioni delle rocce. E abbiamo un'associazione che si occupa della parte gestionale, e ognuno dei promotori dei geoeventi lo fa, lo promuove, lo organizza, diciamo, con sue risorse, con risorse proprie. E noi pensiamo alla rete generale, al contenitore, a organizzare anche la visibilità con la stampa, il sito web, tutto quello che riguarda la gestione generale. Però ognuno mette in mostra se stesso e partecipa alle spese in questo modo. Diciamo che molti eventi sono gratuiti per il pubblico, non tutti, altri hanno veramente poco come prezzo di iscrizione. E questo è il comitato scientifico, adesso non si vede niente, anche meglio, così non ci riconosciamo e non ci riconoscete. Questo si vede un po' meglio, che la cosa più importante è che quest'anno sono 204 geoeventi in tutta Italia, appunto i segni a posto vi indicano la distribuzione nazionale, che proprio tutte le regioni, nessuna esclusa. In realtà questi 204 sono molto di più, perché sono come delle matriosche, che dentro un evento ce ne sono incapsulate almeno 3 o 4. Per esempio ce ne sono 17 che sono organizzati dal Consiglio Nazionale dei Geologi nelle scuole, e in 17 regioni. Ognuna di queste 17 regioni ha almeno 4-6 eventi, quindi 17, cioè già 17 per 6-7 volte. 172 località è un buon pacchetto che è dedicato appunto ai giovani o ai bambini, addirittura anche quelli dell'asilo o dell'elementare.
e c'è una marea di gente che ci lavora con la modalità che dicevo prima. Sono circa 600 ricercatori, divulgatori, persone che si occupano di geoscienze o che per mestiere fanno la divulgazione scientifica. Circa 30 università, 27 parchi nazionali o regionali o riserve, un mare di associazioni, 77 comuni, che questa è una cosa notevole, trovo, perché poi anche le amministrazioni si sensibilizzano su questo aspetto, un po' come quello che dicevo prima, magari piccoli comuni che colgono questa rete, 4 regioni, sovrintendenze, ordini professionali. Insomma, è un grande motore in cui, diciamo, i big dal punto di vista dimensionale anche delle competenze sono quelli che vedete lì, prima di tutto ISPRA, che è il nostro partner da quasi sempre, il Consiglio Nazionale dei Geologi, che appunto dicevo organizza un pacchetto di eventi proprio per le scuole, destinato alle scuole, e poi l'INGV, CNR, l'OGS, che è l'Istituto Nazionale Oceanografia e Geofisica di Trieste, e l'associazione per noi molto importante come partner, l'Associazione degli Insegnanti di Scienze. Questo è il portale, e uno dei vostri colleghi qualche giorno fa mi ha detto: ma secondo lei, secondo voi, quali sono i grandi temi che un po' la settimana del pianeta Terra tocca e un po' il nostro paese dovrebbe toccare, cioè ci dovrebbe mettere mano, diciamo, in modo deciso? Tre. Restiamo su tre, numero magico. Ridurli a tre, anche solo nel campo nostro, non è semplice. Due sono stati quasi obbligatori. Il terzo ci ho pensato parecchio, poi ne ho messo uno, ne avrei potuto mettere un altro. Che... Il primo è sicuramente questo, cioè noi dobbiamo ridurre la nostra vulnerabilità rispetto ai pericoli naturali, che siano alluvioni, frane, terremoti. Lì io ho messo un po' di dati che ci dicono che quasi tutto il paese, quasi tutti i comuni hanno una delle queste cose che ho elencato nel loro territorio, con una gravità piuttosto che un'altra. Il 90% dei comuni ha alluvione o frane, quasi il 40% ha un rischio sismico sensibile. E più di metà della popolazione, vuol dire, alla fine. Sulla destra ho messo, proprio per così sottolineare la partnership con Tutto Green e la stampa, un'immagine che ci mostra, adesso non è importante che noi vediamo le scritte, ma è importante che vediamo la distribuzione. Questi sono, esatto, sono fiumi tombati, chiedo scusa, opere che costituiscono un imbuto in caso di alluvioni, tale per cui si realizzano poi degli eventi catastrofici a prescindere dalla pioggia, proprio perché ci sono queste inadeguatezze strutturali. Questa è uscita dopo Livorno, quindi una delle più recenti, ma ogni mese, quasi ogni settimana non si fa fatica a prenderne qualche un altro, quindi questa è una cosa sicuramente che chiunque di noi dice. E cosa fa la settimana del pianeta Terra? Beh, è quello che può fare un festival scientifico, quindi dice quali sono i pericoli, con l'evento per esempio che vi ho messo sulla destra, delle regioni in cui ci sono, c'è il Consiglio Nazionale, a Roma un viaggio per i monumenti che mostrano i terremoti e i segni, e anche altre ancora un po' verso il sud, nel sud Italia, ancora sul tema. Secondo, l'acqua. L'acqua è una delle cose cui avremo da pensare. Questo è un laghetto alpino, abbiamo perso il 30% dei ghiacciai in 50 anni, abbiamo una pressione forte sull'acqua a tutti i livelli, e quindi quella è una delle cose cui dovremo pensare sempre di più. Così come ci pensa la settimana del pianeta Terra, andando a vedere i sistemi in cui c'è acqua, attraverso le grotte, facendo percorsi d'acqua, oppure andando a vedere l'Egolena del Po, un grande fiume che rappresenta una massa d'acqua importante e anche a rischio. Il terzo, su cui ero indeciso, era, alla fine ho scelto questo, cioè preservare la bellezza del paesaggio, e ho messo un'immagine di ISPRA del rapporto sul consumo del suolo. Ecco, non ha bisogno di grandi commenti, c'è di fianco, lo potete leggere anche voi, un commento che...
che è del Ministero dell'Ambiente, che dice che siamo vittime di un processo che è completamente scollegato da ogni sviluppo di sostenibile del territorio. Avrei potuto mettere il fatto che siamo fanalino di coda nell'investimento nella ricerca come terza emergenza italiana, però questa mi sembra più calzante. E questa è la settimana del pianeta Terra, tanti eventi che valorizzano il paesaggio. Qui siamo a Ormea, provincia di Cuneo, un paesino di 1000+ abitanti, l'immagine sopra, e sotto siamo a Mondello, Padermo, la spiaggia. Quindi una riga dal Piemonte, garibaldina dal Piemonte fino alla Sicilia. Se vogliamo dire qualcosa sugli eventi... Lo facciamo dire a lui, certamente, assolutamente. Grazie, grazie professor Seno. Velocemente, professor Coscioni, soltanto per... ma semplicemente volevo dire anche ai colleghi, cioè la cosa che ci piacerebbe far capire è che sono eventi divertenti, cioè eventi dove la gente va a divertirsi, a fare cose interessanti. Siamo riusciti a fare una cosa che mette insieme il sapere con... una passione personale. Sì, volevo dire che trattiamo un po' i geoeventi con leggerezza, cioè ovviamente dobbiamo mostrare il nostro territorio, cerchiamo di vedere anche delle cose belle, interessanti e soprattutto che fanno piacere agli occhi, al cuore e alla nostra mente. Silvio, scusa, mi fai la cortesia? Ok, partiamo con, sono velocissimo, guardate, giusto degli input veloci. Qui partiamo, ci sono 4 comuni nel centro, nel cuore della Sicilia, che si sono associati per costruire un progetto per recuperare dei siti minerari solfiferi in Sicilia. Sapete che la Sicilia è stata estremamente importante, e per restituire questi siti alla comunità. E qui si parlerà anche di Ciaula che scopre la Luna, conoscete la novella di Pirandello. Ciaula era un caruso, un termine dialettale per indicare praticamente carenzuso, cioè mancante di esperienza. Erano dei ragazzetti tra i 6, bambini anche, tra i 6 e i 14 anni, che lavoravano in miniera con certe ovviamente problematiche, come potete pensare. Giusto per ricordare che nel 1881, nel novembre, c'è stata una grande esplosione in una cava vicino a Caltanissetta, sono morte 71 persone, 19 di questi erano carusi. Quando poi hanno ritrovato i corpi non sono riusciti nemmeno a dare i nomi alla maggior parte di questi bambini, perché nessuno sapeva nulla. Ecco, ancora avanti, per rimanere in termini di zolfo, ci spostiamo anche nel distretto minerario delle Marche, che sono state molto importanti, per cercare di vivere una giornata insieme agli ex minatori e alla popolazione che ha costruito un'intera economia, poi è andata, ovviamente si è conclusa 50 anni fa, e quindi si parlerà anche di questo. Io ho suggerito, sono stato anche l'ideatore di una minestra del minatore che proveranno per la prima volta, quindi ci ho messo anche di un po' di gusto, di geologia e gusto. No, è buonissimo. Ancora avanti, Silvio, qui addirittura ci vestiamo i panni di ricercatori d'oro, per un giorno andiamo in una miniera nel cuore della Val d'Aosta, a cercare appunto di ripercorrere un po' gli itinerari e la vita giornaliera dei minatori d'oro nella Val d'Aosta. Ancora avanti, rimaniamo ancora in termini di miniere, qui siamo sempre in miniere Val d'Aosta, erano miniere di rame di zinco estremamente importanti per la nostra economia. Ancora avanti, qui ci spostiamo su un territorio vulcanico, siamo in provincia di Terni, una giornata vulcanica sotto tutti i punti di vista, e su dei vulcani che erano attivi 250.000 anni fa da quelle parti. E avremo modo di visitare anche un museo e di rivivere una giornata appunto vulcanica con un'eruzione praticamente virtuale. Avanti. A proposito di vulcani, non ci facciamo mancare anche un po' di enogastronomia e soprattutto di viticoltura. Qui ci spostiamo nei colli Albani, nel Parco Regionale dei Colli Albani, vivremo anche qui una giornata in mezzo ai vigneti, parlando di questo territorio nel quale si sviluppano, come sapete,
degli ottimi vini, e qui si discuterà, si cercherà di far capire al pubblico qual è stata l'importanza appunto di questi terreni, di questi suoli, ma anche dell'opera che l'uomo ha messo per produrre dei vini così, così buoni. Ancora avanti, qui è un sito estremamente importante che abbiamo visitato qualche giorno fa, nei quali ritroveremo le tracce dei primi italiani, quelle sono le immagini di come eravamo all'incirca 350.000 anni fa, l'Homo Heidelbergensis, e quindi ripercorreremo anche lì queste orme molto importanti, che sono le più antiche d'Italia. Ancora avanti, visiteremo del sottosuolo, delle antiche grotte nei quali vengono conservate delle materie fondamentali. Ancora avanti, a Roma avremo modo di visitare il centro storico e di capire come i sismi del passato hanno influito sui nostri monumenti più importanti, e così via. Lasciamola qui perché... Volevo dire, grazie professore, ma anche perché ai colleghi giornalisti, anche per l'online che vive di queste cose, poi rivolgendosi ai colleghi dell'ufficio stampa che stanno curando questa conferenza stampa, questo materiale sarà dato, quindi potrete utilizzarlo liberamente. Posso concludere soltanto? Prego. Per celebrare, allora, abbiamo lasciato una cartolina semplicemente per raccontarvi che quest'anno, per celebrare la quinta edizione, ci siamo allargati un po', abbiamo pensato di fare un annullo filatelico che verrà fatto su questa cartolina che vedete qui, verrà fatto il giorno 18 di ottobre ad Alcara Lifusi, nel quale ci sarà un convegno sui geositi con i nostri amici filatelici della Sicilia, che sono stati, sottolineo, la prima regione ad avere il maggior numero di eventi quest'anno. Eccola qua, grazie. Bellissima. A voi. Grazie, grazie professore. C'è l'onorevole Segoni, volevo dargli la parola per... Grazie. Da parlamentare geologo non potevo esimermi da presenziare a questa lodevole iniziativa, comunque, a prescindere da, insomma, quello che è, perché serve per ridurre quella che è la frammentazione, colmare le distanze tra tre settori che, soprattutto in Italia, sono molto separati tra di loro: il mondo dei politici e dei decisori, il mondo della comunità tecnico-scientifica, quindi anche il settore accademico, e il settore della società, che non sempre comunicano tra di loro o parlano addirittura lo stesso linguaggio. Quindi sull'asse di ridurre le distanze tra il mondo politico e il mondo accademico, io penso che in questa legislatura abbiamo dato prova, più che in altre, mi è stato detto, io non c'ero la scorsa legislatura, però mi viene riferito che ci sono stati dei passi avanti nell'avvicinamento, tant'è che è nato un fronte veramente molto trasversale di parlamentari che ha a cuore le tematiche relative alle scienze della terra, talmente trasversale che, faccio un esempio solo, quando si è trattato di portare in fondo l'iter della proposta di legge per salvaguardare i dipartimenti universitari di scienze della terra, non siamo neanche passati dall'aula, perché in commissione è stato trovato un accordo di tutte le forze politiche che hanno detto sì, questa legge diventa legge, senza neanche passare dall'aula di Montecitorio. E a proposito di questa proposta di legge, per riprendere uno spunto che ha accennato il professor Seno, sì, mancano i finanziamenti. Questa proposta di legge prevedeva una linea di finanziamento a carico del Ministero dell'Ambiente per progetti di ricerca specifici nelle scienze della terra. La legge è stata fatta, i fondi non si sono visti, quindi il lavoro parlamentare continua per premere e fare in modo, cercare che i fondi arrivino in questa legge di stabilità, perché ovviamente senza è tutto collegato, se si ferma la ricerca poi si ferma anche l'insegnamento, si ferma un po' tutto. Volevo spendere due parole anche sull'altra asse, quella tra il mondo accademico e il mondo della società, che è altrettanto importante, e la settimana del pianeta Terra probabilmente ha il grande vantaggio e il compito di colmare questo distacco e far capire alle persone che non sono
aduse alle tematiche del mondo delle scienze della Terra, qual è il meccanismo, il funzionamento e le regole del nostro pianeta, il pianeta Terra, e prendendo in prestito la definizione che ha dato Serena all'avvio dei lavori, la proprio madre Terra, che sono d'accordo con te, perché va fatto capire che il pianeta Terra è come se fosse un'entità viva, perché ha i suoi tempi, ha i suoi spazi che spesso entrano in conflitto con quelli dell'uomo. E capita molto spesso di parlare anche con persone con un grado di istruzione molto elevato che non riescono a concepire quanto la terra, i versanti, i fiumi, i corsi d'acqua abbiano le proprie dinamiche, quindi i propri spazi e i propri tempi che è necessario rispettare. Prendo in prestito anche una frase dell'attore che ha recitato il filmato, perché questo serve, tutto questo ci serve per arrivare ad uno sviluppo armonico e sostenibile della nostra società. Se non c'è questa conoscenza, se non si capisce che il pianeta Terra è vivo e ha i suoi spazi e i suoi tempi, non possiamo arrivare a questo sviluppo armonico. E quindi chiudo dicendo che lo scopo è quello di fare in modo che la settimana del pianeta Terra non duri semplicemente 7 giorni, ma 365 alla fine, se interiormente valorizziamo questa conoscenza di base, che per noi è scontata, ma per gli altri no. Grazie, grazie onorevole. Abbiamo i tempi, direi, totalmente contingentati, nel senso che c'è una conferenza stampa brevissima. Ovviamente se ci sono domande o richieste di commenti dal pubblico, se no do la parola per la chiusura. Allora, sì, prego onorevole. Ci sono domande? No, prego onorevole. Così due parole di conclusione. Io ringrazio questo incredibile patrimonio di persone che si sono messe a disposizione, perché 600 persone che si sono messe a disposizione per divulgare e dare la propria conoscenza e le proprie conoscenze, credo che sia un patrimonio incommensurabile, per cui vorrei veramente citare, è stato citato l'ISPRA, ma i media partner Radio Rai, Radio 3 e Focus Junior e la stampa Tutto Green. Una parolina? No, e allora la dici adesso, perché così io concludo. No, prendi parola col microfono. Anna Maria Procacci, EMPA. Scusate questa incursione che sarà rapidissima, Internazionale Protezione Animali, ma penso di parlare anche a nome di Grazia Francescato. Vi ringrazio moltissimo, è stato affascinante veramente la presentazione, questa splendida iniziativa, e la vivremo anche come cittadini e cittadine. Io penso che una sfida che ci piacerebbe molto vedere in questa settimana speciale potrebbe essere, e Serena mi capirà fino in fondo, potrebbe essere quella di fermare la cosiddetta riforma della legge nazionale sui parchi, che è in terza lettura al Senato e che rappresenta, purtroppo rischia di rappresentare, lo smantellamento della legislazione, forse quella più importante che 25 anni fa è stata data a questo Paese. Noi associazioni in tanti siamo mobilitate, non vogliamo che l'Italia perda questo suo bene comune in nome di una piccola riforma passatista dagli esiti che rischiano di essere davvero devastanti. E tutto il mondo della scienza è impegnato in questa battaglia, ma la maggior parte delle forze politiche, con delle splendide eccezioni, non ha voluto raccogliere le proposte, le osservazioni, le obiezioni del mondo scientifico. Una mancanza di dialogo assoluta, anche questo io la metterei, diciamo, nel giudizio negativo di una politica che troppo spesso è autoreferenziale. Quindi fermiamo insieme la mala riforma della legge nazionale sui parchi. Grazie. Grazie Anna Maria Procacci per questo inserto. C'è un'altra domanda da parte? Sì, un'ultima domanda. E Silvia Volterra, in rappresentanza del team Sapienza, Università di Roma. E il nostro team partecipa a un contesto internazionale Solar Decathlon e praticamente si occupa di perseguire quelli che sono i principi dell'architettura sostenibile, quindi in tema. E proprio in riferimento a questo volevamo chiedere come può l'attenzione per l'ambiente e per il territorio essere trasmessa ai giovani in termini di diffusione e divulgazione.
con l'informazione e con il coinvolgimento diretto. Questa settimana della Terra, non lo faccio perché sono qui a vendere una mercanzia, perché non sto vendendo niente, ma è uno dei modi con cui si può risolvere il problema che tu poni. E io ho l'impressione che spesso e volentieri, specie il giornalismo più tradizionale, pensi che i temi ecologici, i temi della difesa dell'ambiente, i temi della scienza, sono temi noiosi, complessi, faticosi. Ma io penso che sono invece noiosi, complessi e faticosi le paginate e paginate su Rosatellum o su altre cose del genere, quando già sappiamo tutti esattamente cosa significa. Detto che il mondo dell'informazione può darsi da fare e migliorare, se vuole anche vendere quello che produce, c'è un problema di comunicazione. Noi, con questa settimana della Terra e noi che ci occupiamo d'ambiente, il nostro impegno, secondo me, deve essere quello di usare un linguaggio diverso, non adeguarci all'idea noiosa che hanno di noi e di parlare in modo interessante e divertente. È possibile, si può fare. Vedevo questa, una delle tante iniziative che hanno fatto vedere, c'era questa in cui entravi dentro una miniera. Cioè, secondo me sono cose affascinanti, cioè, sono cose per cui un giovane, un vecchio, chiunque è disposto a perderci un po' di tempo. E se questo avviene, avviene a livello diffuso, se noi che ci occupiamo di comunicazione ambientale riusciamo a cambiare anche il linguaggio, a farci capire dalla gente, perché non è che possiamo infliggere megatonnellate di CO2 in continuazione, dobbiamo spiegare quali sono le cose in gioco. Secondo me noi al nostro livello, i politici, ma i politici è un'altra sfera, e voi giovani che vi occupate di queste cose e cominciate a interessarvi di questi problemi, secondo me tutti possiamo fare la nostra parte e i risultati verranno. Secondo me stanno già avvenendo. Veramente sì, conclude, dobbiamo, perché dobbiamo cedere la sala. Purtroppo ormai siamo arrivati alla stretta finale. Stavo appunto dicendo prima dell'intervento di Anna Maria Procacci, che la ringrazio perché ha fatto bene a puntare il focus poi sulla concretizzazione di quello che vuol dire salvaguardare il pianeta Terra, no? Perché noi facciamo conferenze stampa stupende, iniziative meravigliose, poi alla fine si conclude con poche leggi in cui ti cancellano tutti i buoni propositi. E proprio volevo, chiudendo prima sui partner e su chi partecipa e chi ha dato anche la propria adesione a questa iniziativa, c'è anche l'associazione Riconoscere la Bellezza, di cui mi onoro di essere presidente, ma ci sono moltissimi parlamentari, abbiamo concluso, sì, moltissimi parlamentari che hanno aderito a questa associazione, ed è un'associazione veramente multipartisan, non voglio neanche dire bipartisan, sono proprio tantissimi parlamentari e anche tantissime persone della cosiddetta società civile, ovvero ricercatori e sostenitori di questo proposito. Questa associazione si pone come obiettivo di riconoscere la bellezza anche come principio costituzionale, perché no? Evidentemente l'articolo 9 della Costituzione, ovvero la bellezza del paesaggio, come era appunto il vostro terzo punto della vostra iniziativa, è stato totalmente dimenticato, diciamo pure, perché abbiamo vituperato come se fosse merce di scambio il nostro paesaggio, se n'è fatta rendita e mercificazione. Noi dobbiamo riprenderci in mano questo principio fondamentale, la studentessa ha detto l'architettura sostenibile, ebbene probabilmente in questi 70 anni siamo passati dall'architettura alla cubatura, mangiando risorse naturali, forse dobbiamo ricominciare a riprendere in mano anche il patto armonico con Madre Terra. Produrre bellezza vuol dire anche seguire le leggi armoniche. Vitruvio l'ha detto in maniera molto chiara, chiunque si sia soffermato a leggerlo probabilmente oggi si accorge che è stato completamente cancellato. Viviamo nel mondo della bruttezza, dove il male e il malessere sono totalmente dilaganti. E Platone diceva che il bene si rifugia nel bello, io penso che dovrebbe essere veramente il nostro faro illuminante. Vi ringrazio e alla prossima, e buona settimana del pianeta Terra a tutti.